La scuola è una tematica sempre attuale, poi soprattutto quando all'orizzonte c'è un anno scolastico che si preannuncia con un po' di difficoltà. Sì, si preannuncia complicato perché certamente noi abbiamo una situazione nella quale la scuola viene enunciata come risorsa e quindi occorrono degli investimenti, poi nella realtà queste cose non accadono. C'è un esempio, noi è da anni che chiediamo che non si facciano le lezioni per esempio nelle scuole perché questo blocca l'attività didattica eppure non succede niente, ma a parte le lezioni c'è il tema fondamentale degli organici, delle risorse e del tempo scuola e che non viene garantito in maniera adeguata. Ci sono scuole che chiedono più tempo ma non gli viene concesso dall'amministrazione perché appunto non concede organici. Ci sono esigenze fondamentali che riguardano l'emergenza Covid e quindi anche questo declino formativo che c'è stato nel corso di questi ultimi anni e quindi c'è la necessità di avere organici maggiori per affrontare queste tematiche, eppure non vengono dati organici maggiori, anzi addirittura l'organico Covid che fino a quest'anno era stato dato, l'anno prossimo non è previsto in una maniera più assoluta. E poi ci sono anche le emergenze dovute alla guerra, perché non dimentichiamo che tanti bambini ucraini, se ne parla di circa 450 bambini ucraini, sono in provincia di Teramo e per poterli ospitare in maniera adeguata, per poter consentire di integrarsi nel nostro sistema istituzionale e di istruzione pubblica c'è la necessità di avere un organico più consistente. Bene, sono tutti problemi che non vengono affrontati e che vengono, se vengono discussi, soltanto come desiderata, cose che si dovrebbero fare ma poi nella realtà non si realizzano. Con i contratti Covid che termineranno, quanto personale si avrà in meno? Ma sicuramente avremo 500 persone in meno, che è un numero significativo, almeno il 10% dell'organico della provincia di Teramo, su 38.000 studenti e bambini che frequentano le scuole della nostra provincia. Ma soprattutto noi chiediamo che questi contratti diventino stabili.